TG, buongiorno, benvenuti. Dunque, voi ci credete nel risparmio energetico per ridurre il riscaldamento globale, per proteggere l'ambiente, per ridurre le emissioni di CO2, cioè di anidride carbonica? Siete parte, vi sentite parte di questo movimento? In sostanza, che cosa fate voi per risparmiare energia? State a sentire come hanno risposto le persone che ha incontrato Stefano Cangemi nella nostra copertina. Come ha affrontato il problema dell'efficienza della sua casa? Ce l'ho tutti doppio vetro e poi una casa come casa antica, c'ha muri di spessore di 60 cm, non mi serve neanche accendere termosifoni, anche aria condizionata, estate ancora niente. Se sono fatti bene, se hanno l'intercapedine di neve come isolante dall'esterno, e quindi d'estate si è freschi, d'inverno si è più caldi. Ho fatto il controsoffitto per risparmiare il riscaldamento d'inverno. Ho fatto i doppi vetri, tutto quanto, però voglio fare il solare e praticamente il condominio me lo impedisce. So che in Germania hanno degli ottimi impianti. Io sono stata lì e in inverno hanno il termosifone al minimo, però la casa è caldissima. L'impianto di riscaldamento è nuovo, la caldaia è nuova. Purtroppo c'è dispersione nelle finestre perché non sono isolate. Quali sono, secondo lei, gli ingredienti per rendere efficiente un appartamento? Beh, intanto zero spifferi, giustamente. Io ho i vetri normali. Con gli spifferi d'aria d'inverno come la mettiamo? Mi metto il cappotto. Se il cappotto lo mettiamo all'appartamento, che succede? Devi avere l'argia. Ci possono essere anche i controsoffitti per chi può, oppure le pareti con, come si chiama, si mettono quei pannelli. Il cappotto! Si chiama così? Ah sì, non lo sapevo. Cappotto, ma se intendo, non so che intende per cappotto. Se io le dico, facciamo il cappotto al suo appartamento, lei che pensa? Io penso che i cappotti si fanno solo alle persone, non agli appartamenti. Con questo caldo poi, no? Direte voi. Allora, energia nel risparmio, il titolo della nostra puntata di oggi. Chi ci mette più energia a risparmiare energia, appunto? Questo è il nostro gioco di parole. E poi il montaggio della copertina è di Anna Lorena Brindisi. Allora, la prima domanda la faccio subito direttamente prima di presentare gli altri a Federico Testa. Presidente Enea, buongiorno, benvenuto a Fuori TG. Secondo il vostro ultimo rapporto, chi ci mette più energia? Ci mettono moltissima energia le imprese, perché, soprattutto quelle più grandi, perché siccome per loro l'energia è un fattore della produzione, quindi un costo, se vogliono essere competitive con i concorrenti all'estero devono cercare di essere efficienti e quindi consumare poca energia. E poi sta partendo molto una grande opera di sensibilizzazione per i cittadini, e che dobbiamo riuscire a portare a fare le cose che servono di più per risparmiare energia. Quindi va bene cambiare le caldaie, mettere caldaie più efficienti, va bene sostituire i serramenti, bisogna fare il cappotto, come dicevate voi nel servizio, cioè fare interventi che consentono di risparmiare fino al 60% dell'energia consumata. Allora, sicuramente in questo ha un ruolo anche l'utilizzo del gas, no? Negli appartamenti, diciamo in città, arriva il metano. Buongiorno e benvenuto a Francesco Franchi, presidente di Assogas Liquidi. Voi rappresentate GPL, GNL. Che cos'è GNL? Il GNL è gas naturale, però in forma liquefatta, per cui occupa uno spazio 900 volte inferiore a quello di un metro, lo stesso metro cubo liquefatto a meno 164 gradi occupa 900 volte in meno lo spazio, per cui può essere utilizzato sia per l'utilizzo, diciamo, del trasporto pesante, camion per merci e per persone, sia soprattutto uno degli obiettivi anche della Comunità Europea è per il trasporto navale, per abbattere le emissioni inquinanti delle navi. Diciamo che
quella dei trasporti è ancora un territorio, quello dei trasporti, in cui non si è fatto abbastanza. Invece si sta facendo, per esempio, in alcune reti urbane. Vi presento in collegamento con noi dall'auditorium che si trova a Roma in via Veneto, Francesco Macri. Buongiorno, benvenuto a Fuori TG, presidente dell'Estra. Buongiorno a voi. Dunque, l'Estra è un'azienda che fornisce energia, gas, corrente elettrica. Voi state facendo un esperimento, e lo vedremo, nella vostra parte di Toscana, in particolare nella zona di Prato, che poi vedremo insieme anche con un servizio filmato. Però, diciamo, intanto chiedo anche a lei, c'è collaborazione da parte degli utenti privati quando voi arrivate con le vostre proposte? Noi siamo una grande multi-utility territoriale di origine pubblica e ci confrontiamo quotidianamente con famiglie e imprese. E oltre a vendere e a distribuire energia, da tempo con la nostra Estra Clima, con Formula Esco per le imprese e in maniera ordinaria verso i condomini, verso i cittadini, ci stiamo proponendo per le riqualificazioni edilizie, impianti che contribuiscono a maggiore efficienza energetica. Oggi ci sono tutte le condizioni per esplorare il vero territorio da guardare, che non è più quello della concorrenza, del mercato che si è aperto e si aprirà ancora, cioè non potrà scendere più di tanto il costo dell'energia, e poi ne possiamo parlare. La strada da esplorare è l'efficienza energetica, sia per le imprese sia per le famiglie. D'accordo, ne parliamo ancora più avanti. Intanto propongo a testa questo commento di Maria Grazia, dice: tengo spente le multiprese quando non mi servono. Brava, va bene, ma il grosso, quello che i cittadini forse devono sapere, è che con gli incentivi delle ultime leggi di bilancio si possono avere detrazioni fiscali utilizzabili da tutti fino al 75%. Tra cui quelle, diciamo, previste nell'eco bonus. E sì, le hanno sfruttate, però non voglio anticipare troppo il contenuto del rapporto dell'Enea, e adesso ce ne parla Francesca Barzini nel primo dei nostri servizi filmati. Meno 2 milioni di tonnellate di petrolio, queste sono le cifre presentate al rapporto Enea sull'efficientamento energetico delle case degli italiani. Le forti detrazioni fiscali del 65% possono arrivare fino all'85% se si compiono anche lavori di consolidamento antisismico. Abbiamo già avuto un notevole incremento dei condomini che intendono procedere operativamente alla riqualificazione energetica, e questo è il punto essenziale, perché fino adesso ha limitato la tipologia degli interventi solo ai singoli appartamenti. Quindi intervenire invece sull'intero edificio porterà sicuramente dei grossi vantaggi in termini di risparmio energetico. Hanno coperto tutto il palazzo. Ha visto che roba? Chi è stato? Hanno fatto il cappotto al palazzo. Sono stati spesi per l'isolamento delle pareti, cioè i cosiddetti cappotti, i tetti coibentati, le nuove caldaie, gli infissi, 3,7 miliardi di euro per 420.000 interventi. Ogni edificio è una realtà a sé, quindi non esiste una ricetta predefinita per tutti, ma ci sono tanti altri modi per poter intervenire, per esempio isolando dall'interno le pareti o sfruttando le intercapedini. Le case costruite negli anni 60 e 70 sono state fatte senza pensare al risparmio di energia, ma i problemi sono anche di natura giuridica, invece, per gli edifici storici, perché non sempre è facile ottenere i permessi. Io credo che comunque se si spiega bene ai cittadini quali sono i vantaggi e soprattutto quali opportunità di compensazione ci sono, che adesso ce ne sono tante, sono sicura che la cosa avrà un grande successo. Allora, partiamo dalle opportunità. Per esempio, abbiamo detto, nelle nostre città arriva il metano, no Franchi? Invece dove è conveniente pensare al GPL? Allora, dove il GPL non comporta dei costi? Allora, il GPL, diciamo, è un'energia
che può essere trasportata facilmente in tutto il paese, per cui isole minori, alta montagna, in campagna, dove appunto purtroppo la rete... Bisogna avere un serbatoio. Bisogna avere un serbatoio che viene fornito dalle aziende che forniscono anche il prodotto gratuitamente. Ma questo non è troppo costoso, diciamo, o è tutto gratuito e le aziende si occupano di questa parte dei allora, costi? Se ne occupano le aziende, naturalmente non è gratuito, però incide pochissimo sul costo del GPL, del litro di GPL e finale. Rispetto al metano? Rispetto al metano il GPL costa un pochino di più perché paga un'accisa superiore, cioè una tassa dello Stato superiore, però diciamo che è la migliore alternativa al non avere la possibilità di allacciarsi a un metanodotto. E diciamo, diventa veramente conveniente quando parliamo invece di industrie, quando parliamo di trasporti? Assolutamente. Perché le quantità crescono? Perché crescono le quantità, perché l'accisa diminuisce in funzione dell'utilizzo che ne viene fatto. Qui c'è meno imposta, è un'energia, il GPL diciamo, è un prodotto energetico ad alto valore calorico, per cui evidentemente l'utilizzo di questo prodotto fa sì che anche il trasportatore eccetera eccetera ne abbia dei benefici. E senta Testa, lei che cosa consiglia? Io consiglio di rivolgersi alle imprese multiservizi, come Estra è una di queste, ma ormai stanno partendo tutte, che in questo momento sono in grado di andare dal condominio e dire: bene, voi non dovete tirare fuori un euro, facciamo tutto noi, voi ci cedete le vostre detrazioni fiscali, noi anticipiamo la differenza tra le detrazioni fiscali e quello che costa l'intervento, voi da domani mattina, finito l'intervento, avete una casa che consuma il 50-60% in meno, i soldi che dovete darci, al di là delle detrazioni che ci avete ceduto, ce li ritornate con i risparmi sulle bollette. Quindi nessuno, neanche la persona anziana, neanche la persona che non ha un reddito per utilizzare le detrazioni fiscali, nessuno deve essere più spaventato. Allora, questo che lei ci ha descritto presenta perfettamente il servizio di Enze Mirafest e Lara Nicoli che stiamo per vedere, e dopo questo servizio poi parleremo con il presidente di Estra e ci spiegherà quali sono le reazioni alla loro proposta. Alcune però le vediamo nel servizio. Qui dovete immaginare che prima dell'intervento c'era una caldaia di oltre 15 anni con una potenza sovradimensionata di circa 300 kW e che emetteva fumi in ambiente a circa 160 gradi. Con l'intervento abbiamo installato sistemi a condensazione, due caldaie da 90 kW, quindi per un totale di 180 kW, riducendo la potenza originaria del 40%. Queste caldaie hanno la caratteristica di sfruttare i calori all'interno praticamente dei fumi. È così che in questo condominio di Prato hanno efficientato il riscaldamento centralizzato, ottenendo un bel risparmio sulle bollette. Ma non è solo la caldaia a condensazione a garantire il risparmio. L'altro apparecchio che abbiamo installato sono queste circolatori a portata variabile. Hanno il compito di far circolare l'acqua all'interno dei radiatori che abbiamo visto e che variano la portata in funzione del numero dei radiatori aperti. Il condominio, per affrontare la spesa di una centrale termica così complessa, ha sottoscritto un contratto con una multi-utility controllata da 141 comuni toscani, fornitrice di gas. Ha finanziato in 5 anni a tasso agevolato tutto l'investimento. Quindi gli inquilini non hanno pagato niente? Stanno pagando con rate bimestrali. A rendere vantaggiosa la riqualificazione anche gli ecobonus. E il risultato è stato che il risparmio a conti fatti è maggiore di quello preventivato dalla stessa multi-utility. Ha preventivato un risparmio di circa il 10%, in realtà ad oggi siamo oltre il 30%. Come vi state trovando con queste nuove apparecchiature, questi nuovi device nei vostri appartamenti? Sicuramente bene, l'apparecchiatura è molto performante, la caldaia è efficiente, quindi troviamo sicuramente un buon comfort nell'abitabilità dell'appartamento. Il risparmio è dovuto alla regolazione di questo dispositivo, questa è una valvola che regola la temperatura nell'ambiente, effettivamente so quanto spendo. Non controllo sempre, ma insomma posso farlo.
Dunque, Macri, lei è il presidente di questa azienda multiutility che abbiamo visto all'opera nel servizio appena andato in onda. Io vorrei sapere se davvero è così facile convincere i condomini, perché una delle cose più difficili è mettersi tutti d'accordo quando si tratta di fare una scelta di cambiamento così importante. Faremo anche uno sforzo notevole dal punto di vista informativo e credo che ci siano tutte le condizioni per fare bene, perché gran parte dei nostri palazzi, dei nostri condomini a livello edilizio sono molto datati e l'opportunità che ci ha dato l'ultima legge di stabilità con la possibilità della cessione del credito è rilevantissima. Non è proprio corrispondente alla realtà che non si debba anticipare nulla, perché ancora attendiamo un'interpretazione corretta dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla possibilità di coprire anche quel modesto, diciamo, spazio di spesa che rispetto all'incentivo fiscale ancora persiste, perché ad oggi la norma ci obbliga a tracciare con bonifico il pagamento, cioè il cittadino se non traccia, il condomino se non traccia il pagamento, non dimostra di aver pagato il 25%, non si può attivare la cessione del credito. Senta. A breve sapremo se è possibile coniugare questo sistema con il modello ESCO, però vi preciso che sarà una svolta anche in termini di riqualificazione edilizia, perché il cappotto termico non solo significa rifare la facciata, abbellire e modernizzare il proprio palazzo, ma significa anche aumentare i livelli di comfort in abitazione e ottenere un notevolissimo risparmio energetico, perché se a questo Senta, si associa anche la devo interrompere la parte perché abbiamo poco tempo, sì. Però ci terrei ad avere da lei una risposta breve se facciamo spiegare. Sì. Se mi può spiegare brevemente se lavorate di più con le imprese oppure con i condomini? O con le abitazioni singole? Diciamo, abbiamo iniziato prima con le imprese perché c'è un fattore produttivo di miglioramento della fase produttiva e quindi di risparmio sul costo del prodotto e di competitività. Oggi stiamo entrando sempre più velocemente, siamo la prima azienda in Italia in grado di operare fin da quest'estate, perché c'è una componente contrattualistica sugli sgravi fiscali e sulla cessione del credito che non è irrilevante, e saremo i primi fin da quest'estate in grado di assolvere questo bisogno e ottemperare tutte le necessità per avere questi vantaggi. D'accordo. Allora, Testa, facciamo un discorso un po' più ampio, cioè è possibile spostare risorse, e secondo lei si farà, dai combustibili fossili alle energie rinnovabili? O bisogna mettere delle risorse aggiuntive? No, ma io credo che sia possibile, anzi che sia doveroso farlo, perché noi abbiamo bisogno di diminuire l'impatto ambientale dei nostri modelli di consumo. L'importante è che lo facciamo con un progetto di lungo respiro che tenga conto anche dell'evoluzione tecnologica che c'è. Ecco, ma voi lo misurate già da qualche anno, no? Sì. Come va il risparmio energetico. Lei ci può dare un orizzonte temporale? Che succederà da qui a 20-30 anni? No, vabbè, ma io credo che avremo molta più energia rinnovabile, avremo grandi progressi che sono uno degli snodi nella capacità di accumulare l'energia rinnovabile, che uno dei limiti che ancora abbiamo è lo storage, l'accumulo, nel senso che l'energia rinnovabile, quella da sole piuttosto che da vento, si produce quando c'è il sole e quando c'è il vento. Se riusciamo a fare dei progressi in termini tecnologici, quindi importante la ricerca. Ma se io oggi riqualifico la mia casa con le tecnologie che ci sono, non rischio che, visto che la tecnologia va molto avanti rapidamente, che diventino obsolete tra 5 anni? No, secondo me assolutamente no. Guardiamo qualche commento che ci arriva dai social dei nostri telespettatori, vediamo che cosa ci scrivono. Allora, Ezia dice: ristrutturato nel 2012, cappotto 10 cm, infissi con vetrocamera, cassonetti coibentati, pannelli solari, eccetera, eccetera. Tutto questo vuol dire riscaldamento acceso a dicembre, sempre al minimo, in casa un bel calduccio, acqua calda gratis per almeno 6 mesi, grossa spesa, grossa resa, in più anche miglioramento sismico. Insomma, Franchi. Beh, già, il premio all'efficienza. Sì, alla vostra estremamente virtuosa. Ezia Simani. Allora, è evidente che noi abbiamo degli obiettivi come paese e come Europa. Gli obiettivi sono quelli, diciamo, a step. Il primo obiettivo è il 2030. Per traguardare gli obiettivi emissivi del nostro paese nel 2030
ci vuole un percorso di quella che viene chiamata transizione energetica. Siamo tipo a metà strada o ancora no? Assolutamente sì, nel senso che, ora metà strada forse è un po' ottimistico, diciamo che possiamo traguardare l'obiettivo 2030 con fiducia, che non significa essere a metà strada. Chiaro. La transizione energetica prevede uno sviluppo delle energie rinnovabili e dei carburanti e combustibili alternativi, identificati dalla Comunità Europea con l'energia elettrica, il gas naturale, il GNL. Insomma, andiamo avanti con questa energia del risparmio. Sì. Io ringrazio i nostri ospiti, voi telespettatori che ci avete scritto e seguito. Domani andiamo in un condominio solidale che si trova alle porte di Milano, ve lo mostreremo, per aiutare le donne vittime di violenza, di maltrattamenti e anche vittime di tratta. A domani, ci vediamo sempre qui alle 12:25 su Rai 3. Arrivederci.